Pace, cari fratelli e sorelle, pregate per me adesso inizia la diretta, amen, per predicare il Vangelo. Quante anime ci sono, amen. Mi trovo, alleluia, Milano Piola. Gloria a Dio, guardate quante anime, quanti giovani fratelli. Amen, adesso faccio la predicazione, gloria a Dio, che il Signore mi guida, mi unga. Pregate per me, amen. Il Signore vi benedica, pregate per quest'opera. A Dio tutta la lode e la gloria. Gloria a Dio, alleluia. Amen. Gesù Cristo disse: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Cari di Milano, tu hai bisogno di Gesù Cristo questa mattina. Guardate quanti giovani che hanno bisogno di Gesù Cristo questa mattina. Questo pomeriggio tu hai bisogno di Gesù. Amen. Alleluia, tu senza Gesù Cristo sei un morto che cammina. Dice la Bibbia che dopo la morte c'è un'altra vita. Dove vuoi andare? All'inferno o al paradiso? Scegli. Gesù Cristo ti dice quale via vuoi prendere, la via stretta o la via larga. Quale via vuoi prendere per salvare la tua anima? Ci sono due vie, ci dice la Bibbia, la via stretta che conduce alla vita, ma la via larga che conduce alla perdizione. E molti la stanno prendendo questa via. Tu cosa vuoi fare? Quale via vuoi prendere? Io ti consiglio, prendi la via stretta che salverai la tua anima, perché tu hai un'anima da salvare. Dice la Bibbia che dopo la morte c'è un'altra vita. Il tuo corpo diventerà polvere. In polvere sei e in polvere ritornerai. Amen. Ma tu hai un'anima nel corpo. Tu hai un'anima da salvare. A chi la vuoi dare la tua anima? A Gesù Cristo o al diavolo? Non ti perdere nella droga, nel sesso, nei vizi. Non pensare solo a prendere la laurea, allo studio. Pensa anche alla tua anima, che hai un'anima da salvare, un'anima da guadagnare. Non ti perdere. Molti giovani si stanno perdendo. Molti giovani che si perdono. Io ti voglio dire che Gesù Cristo è la speranza per te. Gesù Cristo è la speranza per la tua anima. Credi in Gesù Cristo, abbi fede. In Atti 2:21 c'è scritto: e avverrà, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Tu che sei nelle prove, tu che sei nella battaglia, sta affrontando le preoccupazioni, la malattia, io ti dico, invochi il nome di Gesù e sarai salvato. Perché lo dice anche la Bibbia. Leggi nella tua Bibbia in Atti 2:21, guarda cosa c'è scritto. E avverrà, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Amen. Tu hai un'anima da salvare, non perderla. Non ti perdere, non pensare solo allo studio, alla scienza. Perché la tua laurea non ti può salvare. Lo studio che stai facendo non ti può salvare. Stai perdendo solo tempo. Dice la Bibbia: cosa guadagno all'uomo a guadagnare il mondo e poi perde la sua anima? Se tu guadagni il mondo intero e poi perde la tua anima, cosa hai guadagnato? Hai perso la tua anima. Se tu perdi la tua anima, andrai nello stagno di fuoco, dice la Bibbia, nell'inferno. Non ti perdere, cerca Gesù Cristo, cercalo e vivrai. Dove lo stai cercando? Nei templi, vicino alle statuette? Dove lo stai cercando anche tu? Vicino a un pezzo di legno. Gesù Cristo ti dice: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Dio ti benedica. Speriamo. Amen. Gesù disse questo: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Gesù non disse: pregate a Maria,
andate nelle chiese e sarete salvati, no? Gesù questa mattina ti dice, questo pomeriggio, seguimi, tu mi devi seguire per essere salvato, tu devi camminare nelle mie vie, tu devi fare la volontà del Padre mio per essere salvato. No, chi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi avrà fatto la volontà del Padre mio che è nei cieli. Gesù Cristo è la speranza, Gesù è la speranza per te. Credi nel Vangelo di Gesù Cristo, abbi fede in Gesù, Gesù è la speranza. Credete in Gesù Cristo, non ti perdere, salva la tua anima, hai un'anima da salvare. Dice il Signore, guai a voi che oggi riderete ma poi piangerete. Oh, alleluia, non ti perdere, giovani, non ti perdere, invoca Gesù, non ascoltare la religione che non ti può salvare, cerca Gesù Cristo, il figlio di Dio, l'agnello di Dio, come diceva Giovanni Battista, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato al mondo. Quindi non ti può perdonare un prete, non ti può perdonare il sacerdote, unico nome che ti può perdonare si chiama Gesù Cristo, il figlio di Dio che disse, Padre, perdona loro, non sanno quello che fanno. Gesù Cristo solo ha il potere di perdonarti, di ristorarti, a me. Dio ti benedica. Solo Gesù Cristo ha il potere di perdonarti, di perdonare i tuoi peccati. Amen. Per favore, una pregata. Io devo la strada, a me potevo non mangiare nada. Cercate Gesù Cristo, cercatelo e vivrete. Verrà il giudizio di Dio, dice la Bibbia. Dice la Bibbia, verrà il giudizio di Dio su questa terra. Se tu ancora stai vivendo nel peccato, lui è peccatore. Pentitevi, ragazzi. Io non mi pentirò mai. Andrea, l'inferno ti sta aspettando, l'inferno. Già pentitevi e convertitevi. Dice la Bibbia, Gesù diceva, pentitevi e convertitevi. Il regno di Dio vicino. Gesù Cristo lo disse in Marco al capitolo 1, versetto 15. Gesù disse, pentitevi e ravvedetevi. Il regno di Dio è vicino. Molti giovani che sono ribelli al Vangelo, la ribellione ti porta all'inferno, non ti perdere. Non sono qua giudicati, ma sono qua di santi. Sono qua a predicare il messaggio di Gesù Cristo, il messaggio dell'amore, il messaggio del pentimento. Alleluia, guidami Padre. Cercate Gesù Cristo, cerca Gesù, la speranza, colui che ti ha promesso la vita eterna. Gesù Cristo ti ha promesso la vita eterna. Se tu credi in Gesù, Dio ha tanto amato il mondo che ha dato San Michele tuo figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna. Se tu oggi credi in Gesù Cristo, se tu oggi lo ricevi nel tuo cuore, di Dio ti promette la vita eterna, perché tu hai creduto nel suo figliuolo Gesù Cristo. Amen. Cercate Gesù e vivrete. Dio vi benedica. Amen. Oh gloria, alleluia, benedetto il Padre. Amen. Cari fratelli, guardate qua quante anime. Amen. Gesù mi ha guidato. Quanti giovani perduti. Amen. Pregate per me, Dio vi benedica. Pace del Signore.